E guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima serie su Ori and the Will of the Wisps. Vi avevo promesso, ragazzi, che prima o poi lo avrei portato, e questo è successo molto prima di quanto io mi aspettassi, sinceramente. Penso un pochettino si veda, magari, dalla mia espressione, quanto io sia contenta. Contenta di questa cosa, ragazzi. Sono emozionatissima e veramente felicissima allo stesso tempo, perché non pensavo appunto che avrei potuto portarlo così presto per quelle che erano le mie aspettative. Com'è che è successo, ragazzi? Vi spiego brevemente. Ho dovuto aggiornare il mio computer a Windows 10 perché io avevo ancora Windows 8, ragazzi. Ringrazio Christian per avermi aiutato appunto ad aggiornare il computer e comunque ringrazio i miei amici in generale. Anche per il supporto tecnico sempre, quindi Alessio, Dibba, Christian, grazie a tutti voi ragazzi e grazie anche a voi magari che questo è stato possibile, perché appunto ho dovuto aggiornare il computer a Windows 10 e ho fatto, ragazzi, l'abbonamento al Game Pass, che il primo mese sta a 1 euro, quindi te lo mettono a 1 euro comunque per permetterti di farti un'idea di quello che è il servizio. E questo mi ha permesso non solo di giocare, per esempio, a Sea of Thieves, che è un gioco strafigo, ragazzi, da fare insieme ai propri amici, appunto, ma mi ha permesso anche di scaricare Ori and the Will of the Wisps, perché appunto è incluso fra i giochi inclusi nell'abbonamento al Game Pass. Come vi dicevo, ragazzi, ovviamente questo abbonamento, insomma, del primo mese a 1 euro scadrà fra un mesetto più o meno. E quindi ovviamente io poi, ragazzi, non lo rinnoverò, perché significherebbe comunque pagare 13 euro al mese di abbonamento, cosa che io effettivamente vorrei evitare, perché comunque di per sé è figo effettivamente, ma non ho ancora manco il computer adatto, ragazzi, per poter installare e giocare tutti i giochi che magari offre il Game Pass. Quindi quando scadrà questo primo mese, ragazzi, non avrò più la possibilità appunto di giocare a Ori and Will of the Wisps, perché ovviamente se non paghi l'abbonamento non puoi giocare ai giochi inclusi nell'abbonamento. Per questo che vi ho detto appunto in un post qua su YouTube e comunque in un post su Instagram, se per voi andava bene il fatto che io sospendessi per questo prossimo periodo le due serie horror che sto portando, ragazzi, per potermi concentrare solo ed unicamente su Ori and the Will of the Wisps, perché ovviamente dovrò finirlo prima che scadrà l'abbonamento e potrò fare questa cosa solo se mi dedico appunto solo ed esclusivamente a Ori. Diversi di voi mi hanno detto che non c'è alcun tipo di problema, anzi, avete mostrato anche, devo dire, un grande entusiasmo all'idea di vedere Ori appunto portato da me. Per cui io vi ringrazio tutti per questo. Vi ripeto, ragazzi, non ci sto credendo neanche io, sinceramente. Probabilmente, ragazzi, già ve lo anticipo, alcuni, insomma, magari degli episodi, o comunque gli episodi in generale su Ori, è probabile che dureranno un pochettino di più della mia media solita. Sapete che di solito la mia media è intorno ai 40 minuti. Però ovviamente, ragazzi, per poterlo finire comunque in tempo, magari devo far durare un pochettino di più gli episodi. Io spero che questo non vi crei alcun tipo di problema, che comunque guarderete appunto con quello stesso entusiasmo questa serie. Io vi ringrazio sempre per il sostegno, ragazzi, che mi dimostrate, e quindi a maggior ragione vi chiedo per questo primo episodio, ragazzi, vediamo di superare i 100 like per questo grandissimo arrivo di Ori and the Will of the Wisps sul mio canale dopo così tanta attesa. Ricordatevi che i vostri mi piace, ragazzi, sono assolutamente fondamentali al sostegno delle serie, affinché io possa capire, insomma, che comunque ci siete. E io direi, ragazzi, di non perdere più tempo. Ho parlato forse pure troppo, ma volevo chiarirvi un pochettino queste varie cose. Per cui andiamo ad avviare una nuova partita. Ok, selezioniamo ovviamente il primo slot vuoto e, ragazzi, mi dovete concedere il fatto di giocarlo a modalità facile, perché appunto il tempo comunque, ragazzi, a mia disposizione, sapete, per finirlo purtroppo è ridotto, quindi non posso permettermi il lusso, tra molte virgolette, di una difficoltà troppo alta, quindi deve essere per me facile comunque procedere, e a maggior ragione per i giocatori che preferiscono concentrarsi più sulla storia che sulla sfida, quindi per, ragazzi, questa prima run insieme a voi, direi che il nostro interesse primario assolutamente è la storia. Per cui selezionerò modalità facile. E andiamo a incominciarlo, raga.
Io avevo iniziato una nuova partita, ma solo per vedere appunto se il gioco girava bene, quindi non ho visto assolutamente niente, ho visto soltanto questo primo pezzettino in cui ho fatto correre Ori. Eccolo qua, ragazzi, è di nuovo qui tra noi. E a quanto pare qualcuno lo sta chiamando. Per cui siamo, ragazzi, al nido delle rondini. Ovviamente, ragazzi, se vedete che magari la grafica non è al top, come sempre dovete perdonarmi, ma purtroppo è quello che mi concede il mio PC. Oddio, no. Come si chiamava lui? Mannaggia, mi sono scordata i nomi, ragazzi. Mi perdonerete, ma è passato veramente tanto tempo. Tanto tempo. Ok, possiamo arrampicarci così. Ovviamente, ragazzi, sentire questa musica mi... Giorno in cui... Oh, c'è un'amaca! Il giorno in cui, dai, non tenerci sulle spine! Mi perdonerete, ragazzi, però tutti sappiamo di chi è quel pulcino, caspita. E quindi che significato immenso ha la sua nascita. Come sempre sto gioco è capace di farmi piangere già dal primo episodio, come era successo, ragazzi, con Ori and the Blind Forest. Maledizione. Ok, andiamo a cercare Q e non mi ricordo come si chiama l'altro personaggio, purtroppo non me lo ricordo. Come vado su? Oh shit, non mi fa andare. Oh shit, proviamo a uscire da qua, dai, forse è un po' più semplice magari. Magari sì. Oddio, non vuole far volare, amore. Piccolo, non mangia questo. Mangiare i barbagiani, ragazzi, sono tipo simili carnivori, se non sbaglio. Quindi sì, mangiano insetti, vermi, lombrichi, anche piccole prede, tipo topi o una roba del genere. Amore, che spettacolo, regà, ste musiche! Piccolo! Gumo, Gumo e Naru.
Non riesce a volare, porca miseria. E te pareva. Comunque è femmina. È femmina. Che palle! Qualcuno mi aveva consigliato di preparare tanti fazzoletti. Aveva ragione, cazzo. Minchia, è solo il primo episodio e sto piangendo come una fontana. Andiamo. Piccola. Oh. Amore. Nomine Mancusa. In che senso? Mi siete nel passato. Comunque sì, ragazzi, quando ha spiegato le ali si vedeva che l'ala destra purtroppo ha qualche problema, e quindi questo ovviamente non le consente di volare. Te pareva? Doveva esserci qualcosa di dannatamente triste. Accipicchia. Già vi odio, già vi odio! Ma si può? Si può? Si può che al primo episodio già sto conciata così? L'ultimo dono di una madre. Che vorrà dire? Ori ha sempre le sue meravigliose abilità. Mentre sei in volo, premi RT per planare liberamente o cavalcare le correnti di vento. Piuma di Kuro. Andiamo da lei. Regà, come possono riuscire a farmi piangere così, con tanto poco? Questo, ragazzi, questa è la potenza dei videogame. Magari è riuscita a sistemargliela in qualche modo. Umo e Naru. Eh? Magari sa... Oh, regà. Oh, regà. Wow. E yasa, regà. Oh! Vola, vola! Yeah.
Wow. È bellissimo, raga. Cioè, guardate i colori, cazzo. Cioè, guardate un po'. Oddio, che c'è? Oh oh. Viene a scendere. Cioè, raga, io alzo le mani. Io alzo le mani. Quello che ho visto fino ad ora, cioè, è una delle cose più belle che io abbia visto negli ultimi anni. Ma che creature bellissime! Un po' meno amichevole quello che abbiamo appena, sentito. Mamma mia, raga. Riescono a renderlo, cioè a rendere tenera pure la sua voce, raga. Ma cioè, come si fa? Come si fa a non piangere con questo? Allora, maggior ragione Q adesso non può volare, ragazzi. Ah, quello penso sia il salvataggio automatico, credo, eh. Comunque, penso ci faranno una sorta di mini tutorial. Oddio, era l'erba. Penso ci farà una sorta di mini tutorial. Oddio, che è? Aia. Come faccio? Scusate. Ah, per ora non posso fare niente, raga. Mi sa che non posso attaccare. Non ho alcuna abilità, mi sembra, eh. Aspettate, posso dondolarmi? Non credo manco di poter andare in acqua. E comunque no, non posso dondolarmi. Attenzione, per cui saltiamo da più in alto. Questo, ok, mi dà salute. Perfetto. Ho trovato una sfera di vita. Raccogliere per ricaricare la vita di Ori. Ok. Ottimo. Chiarissimo. Aspettate, penso che posso saltare qua. Oh, shit. Minchia. Inaspettatissimo, raga. Non me l'aspettavo. Stavo andando sicurissima. Vediamo un po'. Posso arrivare qua, credo. E poi qua. Salire, salire, salire. Saltare. Ok. Comunque, raga, sto gioco è... Aiala! Mannaggia a me le spine! Sto gioco è... È pura poesia. Mo non so se posso, se ce la faccio a saltare da qua là. Ok. Laghi di luma, palude di acqua nera. Proviamo ad andare da qua. È pura poesia. È troppa poesia, raga. Tieni premuto RT per afferrare e spostare gli oggetti. Ok, possiamo tirare e spingere. Ottimo. E trovato frammento di cellula vitale. Trova un altro per aumentare la tua vita massima. Ok, questo si poteva fare anche appunto in Ori and the Blind Forest. Nel senso, aumentare la propria vita e i propri poteri magici, una roba del genere. Oh merda. Oh, ma spara a tu sorella. Ma guarda un po' che maleducato che mi scatarra addosso. Aia. Fermi, fermi. Ma che cazzo devo fare?
Ma di qua non posso continuare, Gadi. Là non posso saltare perché ci stanno le spine. Mo devo provare a tornare indietro ad andare dall'altra parte. Qua comunque posso ricaricarmi la vita, credo. No? Sì, certo, posso. Ok, proviamo ad andare dall'altra parte, raga, perché se non sbaglio si poteva andare anche dall'altra parte. Probabilmente le nostre abilità le andremo trovando piano piano. Per cui, vediamo di là che cosa ci aspetta. Mi sto chiedendo, ragazzi, se è normale che salvi la partita così spesso. Sinceramente, mi sembra un po' strano, però. Allora, contenitore luce spirituale è piccolo. La luce spirituale può essere scambiata con creature amichevoli per ottenere vari oggetti e miglioramenti. Quindi sarebbe una sorta di valuta del gioco, nel senso, tipo gli euro di ori, in pratica. Questo significa... Volevo continuare da là, non credevo che crollasse il mondo. Mannaggia santa. Mo' sopra non ci posso tornare manco se me sparo. Comunque stavo dicendo poco fa, raga, sto gioco è pura poesia. Pura poesia, io sono così contenta. Ok, allora, tieni premuto in giù e premi A per cadere verso... Ah, ok, per scendere praticamente, quindi andare in basso. Però, raga, non so mai veramente dove continuare. Nel senso, allora, di qua pure si può salire e si può andare di qua. Ah, di qua non posso. Ok, allora niente, perfetto. Comunque l'importante è accertarsene. Quindi adesso sì che possiamo scendere. E vediamo dove ci porta quest'altro posto. Io effettivamente vorrei appurare se quel simbolo che appare, regà, è il simbolo del salvataggio automatico. Dovrebbe esserlo, però non mi è uscita nessuna scritta, quindi non so. Non so manco sta scritta che cosa dice, cosa indica. Cos'è sto posto? Oh, vabbè, comunque di qua non possiamo fare niente, per cui dobbiamo per forza scendere. E vediamo un po'. Oh merda, attenzione ai blob qua. Oh, guardate, regà, ste costruzioni. Premi quadrato per afferrare una torcia. Oh, e che ci faccio? Ah, che figata! Posso usarla come arma! Dai! Hai trovato una sfera di energia, raccoglile per ricaricare l'energia di Ori. Ok, io non so se però la torcia tipo avrà un uso limitato. Non lo so, raga, lo scopriremo solo giocando. Allora, per cui di qua possiamo scendere, colpire il nostro nemico. Perfetto, raccogliamo la nostra valuta. Con questa pianta possiamo fare qualcosa. Sì, posso distruggerla per raccogliere qualcosina. Solo che prima che scendere di qua vorrei andare a controllare di qua. Allora, premi quadrato per inserire una chiave di volta. Ovviamente adesso non ce l'abbiamo, ragazzi. Ok, questo c'era anche nel primo Ori, se non sbaglio. Mi sembra proprio di sì. E bisognava trovare oggetti per aprire tipo porte, robe del genere. A questo possiamo dare fuoco, però. Questo è chiarissimo. Infatti, sì. Perfetto, almeno possiamo aprirci la strada in qualche modo. Perlomeno così. Allora, saltiamo di qua e saltiamo di qua. Attenzione ai rovi, come sempre. Che è sto coso? È un nemico? Yuhu! Per parlare con Toc. Squawk! Che cosa sei ora? Non un Moki, mi sembra chiaro. E non vieni da Niwen. Ho visitato la maggior parte delle terre vicine e lontane, ma non ho mai visto nessuno come te. Vieni da oltremare? Beh, qualunque cosa tu sia, io sono Toc, un viandante da queste parti. Le parti migliori, perlomeno. Io mi rifugio nella tempesta, ma se stai pensando di andare oltre, dovrai attraversare quel cancello dello spirito ad est. Ti servono due chiavi di volta come questa, e sembra proprio che ce ne sia una nella caverna più avanti. Recuperarla, però, è un'impresa per qualcuno più agile di me. Ti va di provare? Ovviamente sì. Allora, la chiave perduta, nuova missione. Ok,
Ok, quindi in pratica è come se avessimo delle missioni, regà. Vedete? Recupera la chiave di volta perduta nella caverna oltre Toc e lui ti darà la sua. Ok, quindi ci servono praticamente due chiavi, una delle quali l'ha lui. Quindi lui ci ha detto, se riesci a recuperare quella che è nella caverna, ti do pure la mia. Per cui devi essere più agile per recuperarla. Vediamo un pochettino, regà, se siamo capaci di ciò. Qua possiamo saltare. Però qua si poteva andare pure di sotto, regà. Io non so mai che strada scegliere per prima. Proprio sinceramente, regà. Ok, abbiamo trovato soldini. Perfetto, che fanno sempre comodo. Questa cosa delle missioni, ragazzi, non mi ricordo se c'era anche nel primo Ori. Nel senso, magari sapevo di dover recuperare la chiave di volta, però non era una missione. O forse sì, forse ricordo male. Probabilmente magari ci indicavano l'obiettivo attuale. Questo è probabile, regà. Per cui perdonate la mia scarsa memoria, però purtroppo è così che ce l'ho. Allora, di qua non possiamo andare oltre, ovviamente no. Però possiamo scendere di qua. Perfetto, allora questo possiamo distruggerlo. Recuperare altri dindini. Oh shit. E questo che è? Oh merda, non è per niente amichevole. Guarda lo stronzo che ci ha lasciato a noi. Aia, sta lontano. Sta lontano, via. Via, guarda che c'è il fuoco. Oh. Ok. Eliminare questo micro boss, ragazzi, manco mini. Questo micro boss ci ha permesso di aprire la porta. Eccola, lo sapevo. Salta sul muschio blu per aggrapparti. Perfetto, ragazzi, quindi la torcia si può utilizzare fino al momento in cui qualcosa non ce la spegne. Per cui allora sul muschio ci si può aggrappare e rimanere aggrappati, ragazzi. Attenzione a sti dettagli, eh. Infatti qua sopra possiamo andare anche. Però raga, non so se andare prima qua sopra o andare prima qua sotto. Ok, qua non possiamo fare niente, per cui perfetto. Toltoci il dubbio, andiamo di qua e vediamo un po'. Qua possiamo saltare e procedere di qua. Oh, la chiave di volta è qua. Yeee, yeah. Hai visto Toc dei miei stivali? Già recuperata, zio. Le chiavi di volta sono utilizzate per aprire i cancelli dello spirito. Diversi cancelli dello spirito potrebbero richiedere un numero diverso di chiavi di volta. Missione aggiornata. Fai vedere la chiave di volta a Toc. Ovviamente sì. Ci andiamo subito. Gli ha sbatto in faccia la chiave di volta. Oh shit. Perfetto. Torniamo indietro e vantiamoci come non mai di essere più abili e agili di lui. Guarda Toc, guarda cos'ho. Ah, sei tornato. E quella che vede è una chiave di volta. Eccotene un'altra per ringraziarti. Sono un uccello di parola. Ora posso continuare a vagare attraverso le meraviglie perdute di Niwen. Prima che la perdiamo di nuovo. Prima che le perdiamo di nuovo. In che senso? E tu puoi continuare con qualsiasi cosa tu stessi facendo. Buona fortuna. Che avrà voluto dire, ragazzi, dicendo prima che le perdiamo di nuovo? Che significa? E vai! Missione completata. Yeah! Adesso possiamo andare ad aprire il super cancello. Oh merda, ho sentito un rumore bruttissimo. Che era quel rumore orribile? Minchia, la tempesta, raga, mi sa che si sta intensificando, attenzione. Resta immobile, potrebbe fiutare la tua paura. Cosa cazzo era quell'affare? Uno e due, tac. E vai, raga, prima missione semplicissima compiuta. Dai, ovviamente noi non possiamo nuotare. Ricordiamoci di questo dettaglio prima di fare danni. Solo che, raga, così Ori non ha attacchi. A me sembra strano che non abbia un'abilità d'attacco. Sembra abbastanza strano, vi dirò. Però magari la sblocchiamo andando più avanti. Adesso, ecco, adesso non abbiamo il fuoco per qua, ma forse, non so, si sarebbe servito. Però se trovassi un'altra torcia. Empezamos. Che vuoi? Oh! Ah! Fuggi, fuggi, fuggi. Via, via, via. Oh merda, 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 merda. Ma m'ha preso, m'ha preso, m'ha preso. Oddio, Ori, corri, 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 figlio mio, corri. Oh shit. Aia, regà, ha fatto malissimo, via. Guarda che
Minchia, te sbatto il fuoco in faccia! Aia, la concia tua madre! Oh, ma sta lontano! Minchia, raga, mi ammazza. Sta lontano, bestiaccia! Raga, fatto benissimo, eh! Avete visto che stile che c'aveva? Spettacolo! Che spettacolo! Hai respinto Ululo? Minchia, che spettacolo! Cioè, raga, qualsiasi cosa io vedo in questo gioco è assolutamente incredibile e spettacolare. Che figata! A volte, ragazzi, Tana di Hall. Oh, merda! Oh, merda, non è per niente invitante. Io non volevo cadere giù così di fretta. Però sono stata così stupida da non saper controllare la caduta. Ciao, piccolo, mi aiuti? Oh, ma guarda che io sono tuo amico, eh. Io non vi faccio niente, raga. Se non mi rompete il cazzo, non vi faccio niente. Allora, non so se andà prima di qua, raga. O se andà prima dall'altra parte. Qua si può pure scendere. Comunque non è per niente invitante la cosa. Ah, ok. Qua pure, ragazzi, servono due chiavi di volta. Per cui... è chiaro come il sole. No, che di qua per ora non ci arriviamo. Manco se me sparo. Che se scendo di qua non posso scendere di qua. Attenzione. Per cui ancora più chiaro come il sole. Più de prima che devo andare di qua. Va bene, ok, come merite voi. Quello che merite voi io faccio, posso scendere qua, raga. Che faccio? Scendo prima. Scendo prima, dai. Ah, ma qua non posso appiccare il fuoco. Minchia, senza torcia è un bel problema. Non ci picchia, va bene. Niente da fare, manco qua. Andiamo più avanti. Minchia, ste piante che si muovono, raga, mi danno tanto l'impressione tipo di insetti. Oh. Che è un potere? Dimmi che è un potere. Ammazza, oh! Che stile, Ori! Prima abilità, mi piace, è rimasto secco, povera stella. Oh no, oh! Raga, sono dolcissimi, mannaggia la miseria. Questi animaletti sono meravigliosi. Ma vogliamo essere amici? Oh! Tu non sei come gli altri. I versi striduli, le urla. Oh, in te brilla una luce antica. L'albero lo ha ricordato, ha brillato, lo sapeva. Ha condiviso la sua memoria con te. E acquisito una nuova abilità. Attenzione, tieni premuto LT per assegnarla a quadrato, triangolo, cerchio e scatena attacchi combo. Ora usa la luce. Vogliamo vedere. Wow. Ok, allora, fendente spirituale, attacco ravvicinato con una lama di luce. Io direi di assegnarlo a cerchio. Oddio. Oddio. Ma che figata è? È tipo una spada. Mamma mia, regà. Ok, ha laggato un attimo, scusate. Come sempre il mio PC. Ma è spettacolare sta roba. Mamma mia. Io l'avevo detto. L'avevo detto che avremmo trovato. Ah! La conce tua ermana! Qualche abilità. Ok, sta fermo lì. Guai a te se spari di nuovo, eh. T'ammazzo.
Ok, ottimo, 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 regà, ottimo. Tra l'altro è vero che è ravvicinato, non posso prenderli sti cosi. Però comunque attacca un pochettino a distanza anche. Wow. Pizzica che roba, regà. Sta lontano pure te, schiaccia, via. Ciao. Ok. Ovviamente si scatenano, ragazzi, anche attacchi combo. Tac, tac, tac. Te distruggo pure a te, vi distruggo a tutti. Ah, ma non c'è sta niente qua. Magnete, hai ottenuto un nuovo frammento spirituale. Le sfere sono attirate verso Ori da distanze più grandi. Premi select per equipaggiarlo. Ottimo. Oh, ok. Possiamo scegliere praticamente tipo le abilità da tenere. Ok, sono attirate verso Ori da metà schermo, mentre il livello successivo dice sono attirate ad Ori da grande distanza. Che figata, regà. Tac, tac. Oh, oh, no, ok, è cerchio. Mi stavo sbagliando, stavo premendo quadrato, regà. Dai, spettacolo. Oh, sta andando solo, eh. Oh, esserini bellissimi. La luce ti ascolta, devi essere uno spirito. Noi Moki pensavamo che tutti gli spiriti fossero scomparsi da Niwen. Cerchi qualcuno, conosciamo uno scopritore. Muscoso. Vai dal guardiano della palude. Quolok ti aiuterà a trovare la strada. Ok, parla con Quolok, il guardiano della palude. I Moki pensano che ti possano aiutare, ti possa aiutare a trovare Q. Per cui questo è il nostro obiettivo attuale. E questa, ragazzi, è la mappa. Attenzione. Oh merda, che ho fatto? Questa è la mappa. E quindi ti indica anche ovviamente i vari oggetti che hai lasciato indietro. Però non c'è una leggenda. Ah, ok, sì, invece. Lupo, albero ancestrale, frammento spirituale. Minchia, raga, quante cose. Qua c'è una chiave di volta. E qua c'è il cancello che dovremmo aprire. Però Quolok, quello che ci interessa, è di qua. Ok. Quindi questo è il nostro obiettivo attuale. Ovviamente uno magari può decidere di seguirlo subito o di farsi prima un pochettino i cazzi suoi, probabilmente. Allora, per cui dovremmo andare verso destra. Quindi io direi principalmente di seguire sempre, ragazzi, i nostri obiettivi principali. Per cui vediamo se mi è sfuggita qualche strada di qua per poter trovare sto benedetto Quolok. Opla. Come sempre poi, regà, tra l'altro le abilità di Ori, cioè la sua agilità è veramente fighissima. Cioè è uno spettacolo. Ma di qua è chiuso. Di qua è chiuso. Non si può procedere. Per cui forse probabilmente dovrò trovare una strada per andare su e a destra più avanti. Ok. Sì, lo so, sì, ho capito che devo andare da Quolok. Ok, devo salire di qua, ragazzi, quindi andare su di qua e poi andare a destra. Questo è chiarissimo, il punto è... Come ci torno su? Ok. Oh, merda. E questo? Che cazzo è? Che cazzo di bestia è? Minchia, vai via, lasciami in pace. Regà, allora, qua non possiamo andare. Come faccio a salire, a tornare su? Pavimento... Ah, distruttibile, attenzione, regà. Indica pure questo nella mappa. Per cui tutte ste ossa qua le possiamo distruggere. Ma come cazzo lo distruggo? Non lo fa distruggere. Qua sopra c'è una chiave di volta. Sì, però non posso tornare da nessuna parte. A meno che forse posso scendere di qua. Aspettate. Magari mi è sfuggito un dettaglio dove poter andare. È possibile, eh? E qua sotto posso scendere. Ah, sì! Qua adesso posso distruggere questo, è vero. Vedete, uno comunque dovrebbe stare a ricordarsi diversi dettagli, eh? Oh, sono riuscita a farmi colpire, porca vacca miseria. Oh, allora qua pure possiamo distruggere, ovviamente sì. Recuperiamo Dindi, scendiamo. Merda, proprio sopra sto coso dovevo cadere. Ma che cazzo. Allora, qua si può andare ancora più giù. Si può andare a destra, si può andare a sinistra, regà. È grande, eh. Oh.
La luce dei pozzi si estende su tutta Niwen, si unisce, guarisce. In che senso? Premi per attivare questo pozzo spirito e ricaricare vita ed energia. Ah, e salva anche la partita, tra l'altro. Ok, quindi la partita si salva qui, a quanto ho capito. Cioè, non c'è remissione di peccato, si salva il pozzo dello spirito. Quindi non è che si salva automaticamente come avevo pensato io un attimo fa. Mi sa proprio di no. Comunque, raga, pavimento distruttibile, ma si può distruggere solo con qualche altra abilità, perché adesso non posso distruggere proprio un cazzo. Oh, qua c'è una chiave di volta. Cazzus, aspettate, qua c'è pure una leva. E come cazzarola ci arrivo? No, da qua non ci arrivo umanamente, raga, senza altre abilità è impossibile. Niente, raga, comunque questo per ora non posso distruggerlo. Non posso distruggere i pavimenti, per cui proviamo a fare il giro ad andare di qua. Questo lo posso tirare però. Questo magari servirà a qualcosa, metterlo qua, no? Dico io. Magari è una cazzata. Vabbè, proviamo ad andare di qua intanto. È grosso il posto, raga. Eh no! Oh merda, un'altra sorta di mini boss. Aia, la croce tormana. Muori, è morto. Ah, un altro. Ma che pensate di farmi paura? Non m'avete visto? Oia. Io c'ho la spada di luce di Knorr, figlio di Khmer. Ok, perfetto, altra mini boss fight. Perfetto, perfetto. Bla bla bla. Si scende. Raga, non so manco io dove sto andando, eh. Cioè, c'è tanto di quel posto. Mannaggia. Oh! Minchia, continuano a farmi male sti pezzi di merda. Oh, le spine. Madonna, come le evitate, raga. Ben bucio de culo, per grazia divina. Oh, ok. Devo stare un attimo più attenta. Ecco, ci sono finita sopra. Lo sapevo, come lo sapevo. Grazie, ricaricami un po' di vita. Ah, sono tornata di qua. Potevo procedere, continuare a sinistra. No, ricordiamoci, ragazzi, che sto cercando ancora due chiavi di volta. Per cui se io... Oh, e questo? Assorbiamo la luce. Un'altra abilità? Oh, e vai! Doppio salto! Sì! Mamma mia, diventiamo sempre più invincibili. Op, e opla. Sì. Hai ottenuto un nuovo frammento spirituale. Aderisci ai muri. Oh, che figata. Nel senso, adesione arrampicata sui muri. Nel senso che probabilmente... Oh, rimango attaccato. Spettacolo, regà. Rimango attaccato, a prescindere. Quindi non serve il muschio per forza. E vai. Dai, che spettacolo. Sono queste, ragazzi, le cose bellissime. Lo scoprire nuove abilità che ti rendono sempre più potente, potente, potente. Potentissimo. Così non abbiamo manco la furia di dover stare a saltare via, vedete? Op. E il doppio salto ovviamente che aiuta ancora di più. Allora, di là credo che abbiamo finito, ragazzi. Per cui... Magari adesso ci è data una possibilità di andare da qualche parte che... Oh, che un attimo fa non era accessibile. Magari sì. Magari no. Oh, qua adesso sì che ci arrivo. E dai, tieni premuto. Ok, spostiamo la levetta. Aha! Vedete, serviva a qualcosa quel masso. Sì, serve a bloccare quel... Quel raggio di luce qua sotto, sto raggio di luce. Ok, per cui adesso di regola possiamo fare il giro. Ok, proviamo, regà, vediamo un po'. Opla, perfetto. Allora, prima di tutto io eliminerei sto cazzo di cosa che mi è stato solo fastidio. Infatti, ho fatto bene. E adesso io sposterei il masso. Però, Ori, molla la presa. Ok, eccolo qua.
Perfetto, lo buttiamo direttamente qui. Così ci è data finalmente la possibilità, raga, di prendere la chiave di volta. Continuiamo a spostare il masso ed ecco fatto, problema risolto. Voilà! Se siamo riusciti a raccoglierne una. Non so se una basta. No, mi sa che ce ne volevano per forza due, raga. Comunque, cioè, già con queste due abilità nuove, raga, mi sento potentissima già, eh. Cioè, Ori è impressionante. Allora, la porta è di qua. E qua è l'altra chiave di volta. Attenzione, probabilmente adesso potremo recuperarla grazie appunto a queste nuove abilità, raga. Per cui, io direi che probabilmente il nostro tempo per oggi, ragazzi, è terminato. Per cui io salvo la partita qua. Per cui riprenderemo da qui la prossima volta per andare a recuperare la seconda chiave di volta e oltrepassare il cancello per vedere se riusciamo a raggiungere questo tizio che ci hanno nominato. Io, ragazzi, spero veramente di cuore che voi siate contenti che io stia portando questa serie e spero che la guarderete, perché di sicuro il gioco meriterà assolutamente la visione. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!